che già l'elezione diretta ha sconvolto la politica, nel bene e nel male. Noi ormai da 15 anni abbiamo personalizzato i comuni, le province, le regioni, dando già di fatto un potere enorme, e quindi non c'è bisogno di aggiungere tutta questa, diciamo, carica di un uomo solo al comando, ecco. Io credo che il ruolo che già, ripeto, la legge definisce è molto forte in termini di poteri, di fare, di disfare, di nominare, e quindi più che abusare di quell'autorità, la questione vera sia l'autorevolezza. Cioè uno deve convincere con degli argomenti, con l'esempio, con la propria storia e con le proprie proposte. Non vedo alternativa a questo. Peraltro, questa storia qua del che uno li zittisce tutti, mi pare che in Italia stia funzionando solo da un po' di tempo con Berlusconi, che li zittisce perché li può comprare tutti, ma gli altri devono persuadere. Cioè, perché alla fine, sì, per durare bisogna convincere, perché non basta vincere la prima volta. Perché chi dice, prendiamo un esempio che abbiamo sott'occhio, che conosciamo tutti, uno come Giorgio Guazzalocca, che no, continua questa farsa del civismo. C'è uno che dice decido io non sono legato ai partiti, e, come dire, accusa quelli che hanno una storia di partito di essere, diciamo, non liberi come lui. Mi rimprovera di essere un politico di lungo corso perché sono entrato nella Giunta Vitali nel 95. Allora, l'attaccamento alla città è difficile da confrontare, i sentimenti non si possono mettere a confronto, però se uno, i numeri invece si possono mettere a confronto. Se io guardo che cosa, quale reddito a me ha dato la politica in questi 15 anni, e guardo quale reddito la politica ha dato a Giorgio Guazzalocca. Giorgio Guazzalocca ha preso 400.000 euro all'anno immeritatamente grazie alla politica negli ultimi 5 anni. Allora chi è più civico tra me e Giorgio Guazzalocca? Lo dico perché è ora di smetterla con queste maschere e queste bugie continuamente propinate per anni. Ma torno al civismo della sua squadra. Chi aveva in giunta Guazzalocca? Aveva dei professionisti della politica. Enzo Raisi cos'era? Era simultaneamente deputato di AN mentre era assessore e segretario di AN. Questo è stato scelto liberamente? Aveva Paolo Foschini, che è un esponente di Forza Italia. Aveva Salizzoni, che quello non so in che partito era perché ne ha, diciamo, attraversati tanti, ma sicuramente veniva da qualche partito prima e dopo ne ha seguito altri. Devo andare avanti, Preziosa, era stato candidato in AN per le europee. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una mezza squadra veniva dai partiti. Quindi quando ci concentriamo sulla libertà di scelta, dobbiamo sempre ricordarci che normalmente chi la sbandiera imbroglia, perché poi in consiglio comunale devi farti votare. E quindi per farti votare devi avere una maggioranza, e questa maggioranza, piaccia o no, in democrazia la fanno i partiti. Quando non la fanno i partiti, la fanno i soldi. Questo è il caso di Berlusconi. Ricordiamocelo, perché altrimenti andiamo a raccontare una storia che forse esiste nei libri, ma non nella realtà.